25 sindaci hanno accolto il ministro dell'Interno Angelino Alfano nella sua visita all'Icata per portare la solidarietà dello Stato al primo cittadino Angelo Cambiano colpito da un atto incendiario subito dalla villetta del padre in contrada Stretto. Lo Stato c'è, è forte, fa rispettare le proprie regole. Abbiamo avuto proteste perché una squadra composta dalla Procura della Repubblica, dal Comune di Licata, composta dalla Prefettura di Agrigento, ha semplicemente preteso che delle sentenze fossero eseguite. Noi siamo qui a dire che le sentenze si rispettano e si eseguono e siamo qui a ribadire una cosa molto importante, e cioè che per il futuro, se non avvengono queste demolizioni, ci saranno altre case abusive e che è finito il tempo della politica che coccolava gli abusivi per avere qualche migliaio di voti. Oggi è giunto il tempo della politica e delle istituzioni che fanno rispettare le leggi, puntando al consenso democratico di tutti quei cittadini, e sono la stragrande maggioranza, che onestamente per fare una casa chiedono il permesso. Il sindaco ha detto È importante che ha non lasciare paura. solo il primo cittadino. Proporrò per il sindaco adesso, agli organismi tecnici, una scorta alla sua persona e anche una vigilanza ai luoghi della sua vita, perché la scelta di amministrare una città non significa fare la scelta dell'eroismo e quindi la paura è un sentimento naturale e lo Stato deve intervenire per sottrarre paura a chi ce l'ha, avendo avuto il consenso del popolo per governare una terra splendida e difficile come questa. Ministro, il sindaco ha detto di essersi sentito completamente abbandonato dalla politica, sulla quale invece contava. Io sono molto lieto e fiero del riconoscimento del sindaco nei nostri confronti. Io sono accanto a tutti gli amministratori di qualunque colore politico si pongano dalla parte della legge e per il porsi dalla parte della legge corrono dei rischi personali. Lo sono stato in altre zone d'Italia, lo sono qui e oggi è il tempo di una voce con un tono più alto. Tutti dobbiamo pronunziare parole chiare e anche la politica locale lo deve fare. Io inviterò tutte le forze politiche, anche licatesi, a schierarsi attorno al sindaco che altro non ha fatto che firmare un protocollo con la Procura della Repubblica sotto l'ausilio e la vigilanza della Prefettura di Agrigento per realizzare queste demolizioni. Ma la notizia, e parlo a dei giornalisti, è che mentre noi siamo qui, proprio mentre noi siamo qui, le demolizioni proseguono e un'altra casa abusiva è stata proprio adesso abbattuta. Noi abbiamo puntato tutto sulla legalità e sul rispetto delle regole, perché non fare rispettare le regole oggi significa incentivare il mancato rispetto delle regole domani e dunque noi stiamo lavorando esattamente su questo. È evidente che occorrerà studiare tutti i modi perché i nostri comuni siano dotati delle risorse finanziarie per poter procedere.